mai voluto migliorare il modo in cui gusti il cibo? Preparati, perché abbiamo inventato tanti trucchi che non sapevi nemmeno esistessero. E Lily, come va? Ti dispiace se afferro uno di questi Oreo? Beh, non si può mangiare un biscotto senza inzupparlo in un bicchiere di latte. Va bene, resta calmo. Ok, proviamo così, dovrebbe funzionare. Immergendolo attentamente... No, non ha funzionato. Va bene, chiunque abbia disegnato questi bicchieri non sapeva cosa stesse facendo. Qualcuno vuole del latte al biscotto? Ma può andare, peggio di così! Oh, guarda quanto è triste Kevin. Magari potessi aiutarlo. Ehi Kevin, penso di aver trovato la soluzione al tuo enigma. Attacca una forchetta sul lato del biscotto in questo modo. Ora puoi immergerlo direttamente nel bicchiere senza bagnarti le dita. Chiamami semplicemente maestro di immersione. So come fare. Oh sì, la giusta quantità di latte. Tutti sanno che non si può andare al cinema senza mangiare qualche snack. Peccato che devi comprarli lì. Vedi, non puoi portare nulla da casa. È una dura realtà, ma bisogna seguire le regole, giusto? Regole stupide. Biglietto per uno. O meglio, due, immagino. Oh, guarda che pancione! Oh mio Dio, non mi ero reso conto che eri incinta. Ti prego, vai avanti! Ah, davvero facile. Ma quel bigliettaio non sapeva che quel pancione nascondeva tanti snack golosissimi. Sì, missione cinema con snack compiuta! Ehi Kev, prendi uno snack e sorridi, per favore. Oh sì, grazie Lily, sei la migliore. Modestamente. Oh, è finalmente l'ora di pranzo, non ce la facevo più. Diamoci dentro. Bah, ma perché fa sempre tutto questo casino? E poi, quando arriva il momento di mescolare, diventa ancora più incasinato. Dai, sul serio! Ehi, Lily, perché quel muso lungo? È ora di pranzo, dopo tutto, la parte migliore della giornata. Ma a differenza di Lily, Kevin ha un suo modo di versare il condimento senza fare nessun casino. Basta usare il contenitore per spremerlo. Una volta fuori, tieni il coperchio chiuso e agita per bene così da assicurarti che arrivi dappertutto. Questa è una perfetta insalata. Vorrei che me lo avessi mostrato prima, Kevin. La scuola è finita ed è finalmente tempo di rilassarsi. Ancora qualche altro di questi bastoncini e il mio progetto sarà finito. Kevin, guarda il cane! Guarda che fa! Accidenti! Mi hai sporcato con le patatine! Lily, ma fai schifo! Questo è l'unico aspetto negativo delle patatine al formaggio, le dita impregnate. Ma faccio davvero schifo! Ehi, posso prenderne uno in prestito per un secondo? Non vedi che sto lavorando? Oh, attenta Lily, non rovesciare nulla! Grande, ben fatto ragazza! Ora puoi goderti i tuoi snack preferiti senza avere le mani sporche. Presa piccolina! Adesso entra nella mia bocca, subito! Ehi, se una ragazza deve fare uno spuntino, una ragazza deve fare uno spuntino, giusto? Oh, dolce cioccolato, quanto mi sei mancato! Qualcuno può risolvere questa equazione? Chiunque? Lily, perché non ci provi? Sembra che quel morso dovrà aspettare. Stupida matematica, sempre a intralciare il divertimento! Lily non sa che probabilmente avrebbe dovuto mettere via i cioccolatini. Sì, Kevin li ha visti. Non si accorgerà se ne afferro un pezzettino, no? Kevin, togli le mani dal mio cioccolato! Mi stavo solo assicurando che fossi al sicuro, tutto qui! Le mie mani sono impegnate a scrivere, vedi? Ti osservo, mio caro! Beh, quello non ha funzionato! Forse mi limiterò a riordinare alcune cose per coprire le mie tracce. Vedi? Se lo tagli in questo modo sembra che tu non abbia preso nulla! Geniale, non è vero? Sì, non saprà mai che ho preso un pezzo! Sta tornando! Fai finta di nulla! Accidenti, quell'equazione era una scemenza! Non hai preso il mio cioccolato, vero? Che cosa? No! Certo che no!
Beh, è meglio che non guardi troppo da vicino o si accorgerà. Vediamo, vaniglia o cioccolato? Vaniglia sia. Cosa stai aspettando, Kevin? Aprilo! Oh sì, ha un profumo fantastico! È tutto mio! Dov'è finito il cucchiaio? Bene, niente cucchiaio significa niente yogurt. Forse posso semplicemente versarmelo in bocca. O usare il dito come cucchiaio. Ehi, Kev, che succede? Hai preso uno yogurt anche a me? Grazie, avevo tanta fame! Dov'è il mio cucchiaio? Non è un problema, posso farne a meno. Ehi, sembra che a Lily sia già successo prima. Sta piegando quella cosa come una vera esperta. Wow, dove hai imparato a farlo, Lily? Ho perfino pensato di usare il dito. Vuoi che ti mostri come fare un cucchiaio dal coperchio? Piega il coperchio a forma di triangolo in questo modo. Prendilo da sotto e piegalo verso l'alto. Sistema il sotto in modo che sia robusto, mentre la parte superiore funge da cucchiaio. Ecco fatto! Ora non devi mai più mangiare con quelle dita sporche. Grazie, mi hai totalmente cambiato la vita. Ok, ora posso finire la mia storia? Cosa c'è di meglio che condividere uno spuntino con un amico? Beh, ma se quell'amico si chiama Kevin, potrebbe non essere così. Eh? Come abbiamo fatto a finirle così in fretta? Oh, ecco come! Kevin sta prendendo delle manciate enormi! Penso di avere la soluzione a questo fastidioso problema. Inizia applicando del nastro biadesivo ai tuoi snack preferiti, come su questo Mars. Una volta che il nastro è attaccato, appiccicalo direttamente alla maglietta. In questo modo non dovrai più alzarti per fare un altro spuntino, ma saranno tutti lì con te. E mentre ci sei, puoi aggiungere altre caramelle e snack così da averli sempre a portata di mano. Ok, questo dovrebbe andare. Ecco la parte più spaventosa del film. Ma cos'è stato? Scappa finché puoi. Sta arrivando il mostro mangiamerende! Che cosa? Devo nascondermi! Spero proprio che non mi abbia visto. Kevin non lo sa, ma è solo Lily che è tornata per vedere come finisce il thriller. Sembra che sia tutto ok, Kevin. Accidenti, si sta stretti qui. Oh vabbè, era solo Lily. Dove hai preso tutti questi fantastici snack? Hai anche un Mars! È il mio preferito! Oh, sei troppo carina, Lily. E non è più un problema. Hai così tanti snack. Non vedi l'ora di provare le nostre deliziose idee? Prima di andare, assicurati di guardare queste esilaranti papere. Condividi questi fantastici trucchi con i tuoi amici e non dimenticare di iscriverti al canale YouTube 1-2-3-GO per vedere altre fantastiche idee come queste.